Un mostro preistorico piumato capace di sventrare un essere umano con un calcio. Questo è il casuario. Più o meno. Oggi parliamo di quello che è considerato l'uccello più letale del mondo, cercando di capire se si è meritato la sua fama sinistra e come. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Quest'oggi vi racconto una storia in cui dei dinosauri viventi hanno ucciso delle persone, quindi una roba pazzesca proprio. Come sapete, mi piace sviscerare queste storie e capire che cosa c'è di vero e che cosa no. Del casuario, tanto prima o poi ne dovevo parlare perché è un animale fighissimo, quindi eccoci qua. Prima di partire vi ricordo naturalmente di iscrivervi, se non siete ancora iscritti, e di seguirmi sugli altri miei social. In descrizione trovate il link a Instagram, Twitch, Spotify, il secondo canale dove ricarico le dirette, TikTok e se volete sostenere la mia attività vi aspetto anche su Patreon. Allora, piccola precisazione, non c'è un solo casuario, ma tre. E sono il casuario comune, Casuarius casuarius, il casuario di Bennett o casuario nano, Casuarius Benneti, e il casuario settentrionale, Casuarius unappendiculatus. Tutti e tre si nutrono di frutta matura, integrando la dieta con chiocciole e altri piccoli animali. Il casuario comune, o casuario australiano, è probabilmente il più grosso ed è considerato il terzo uccello più pesante sulla Terra. Il primo è lo struzzo comune e il secondo è lo struzzo somalo. Il terzo posto non farà scena come il primo, ma stiamo comunque parlando di una bestia che ha un peso medio di 50 kg e in qualche caso può superare gli 80 kg. Ed è anche, tra l'altro, l'uccello più grosso d'Australia, dal momento che anche l'altezza media, insomma, non è poco. In qualche caso può raggiungere il 1,90 m, 2 metri se completamente eretto. E le misure massime, tra l'altro, in questa specie sono per le femmine, che sono discretamente più grandi dei maschi. Nei casuari, infatti, il dimorfismo sessuale è all'inverso di quello che si nota in molti maschi di uccelli. Qui è il maschio ad essere il più piccolo e sebbene non ci siano grosse differenze a livello di piumaggio, perché i colori e la qualità del piumaggio, bene o male, sono quelle, però le femmine sono comunque più massicce e grandi e tra l'altro hanno una cresta maggiormente sviluppata. Sono famosi anche per avere un artiglio lungo fino a 12 cm e largo fino a 3 cm sul secondo dito di ogni piede. E questo artiglio sono capaci di usarlo per scalciare con una potenza non indifferente fino ad un'altezza pari a quella del petto di un essere umano. Quest'artiglio è veramente impressionante e curiosamente sta sullo stesso dito su cui i dromeosauridi, ovvero i dinosauri della famiglia del Velociraptor, avevano il loro unghione a falce. Sebbene fosse fatto in modo piuttosto diverso e lo usassero anche in modo diverso. Comunque, questa è una delle cose che manda in brodo di giuggiole la gente, perché allora il casuario è discendente dei dinosauri, si è evoluto da dinosauri carnivori, è rimasto uguale a prima, è un fossile vivente. Calma, calmiamoci, eh. L'artiglione sul secondo dito del piede dei casuari non c'entra nulla con quello del Velociraptor. Non è che l'ha ereditato da un antenato predatore che ce l'aveva. Semplicemente l'hanno evoluto indipendentemente, per scopi diversi. Gli uni per la caccia, gli altri per difesa. Come d'altronde è successo per altri uccelli, stavolta predatori, nelle aquile per esempio si osserva anche qui un secondo dito del piede con artiglio ingrossato. Non ai livelli di Velociraptor e compagnia cantante, ma c'è. E anche in questo caso è un tratto legato ad una specializzazione, stavolta per la caccia, comunque indipendente rispetto a quella dei dromeosauridi, cioè ci sono arrivati ognuno per conto proprio. E badate bene, nessun Velociraptor o Tirannosauro o quello che vi pare si è evoluto nel casuario, né in nessun altro uccello oggi vivente in realtà. Come vi ho spiegato in un video dove parlo nel rapporto tra dinosauri e uccelli, che vi invito a recuperare, ve lo lascio nella end card, gli uccelli, che sono dinosauri teropodi, erano già presenti nel Giurassico, in realtà ancor prima sia del Velociraptor che del Tirannosauro, che invece compaiono nel Cretaceo. L'evoluzione è una cosa ramificata in cui tante forme si differenziano e non è una linea diretta e pulita. Gli uccelli non sono semplicemente l'evoluzione o un upgrade dei dinosauri, sono proprio, come vi dicevo, un gruppo di dinosauri a tutti gli effetti, che era già presente, sebbene distinto dagli altri, al momento in cui cascò il famoso asteroide e che tra l'altro è l'unico gruppo di dinosauri ad essere sopravvissuto fino ai giorni nostri. Si sente dire comunque che il casuario è uno degli uccelli più vicini ai dinosauri. È vero? Allora, il gruppo degli uccelli detto paleognati è considerato il gruppo di uccelli più
aperte virgolette, primitivo, perché ne fanno parte i grandi uccelli non volatori come emu, nandu, struzzi, casuari, eccetera. Il punto è che quello che li rende più primitivi agli occhi di molti è proprio il fatto che sono grossi uccelli non volatori, perché se stanno a terra sembrano più dinosaurosi. Nel caso del casuario c'è in più una grossa cresta vistosa che ricorda appunto gli ornamenti di qualche dinosauro. In realtà vale la pena ricordare che gli antenati di questi grossi uccelli terricoli erano comunque piccoli uccelli volanti. Le grandi dimensioni e la perdita del volo sono un adattamento secondario in realtà. Capito? Se un uccello oggi nella nostra testa somiglia ad un dinosauro non significa che abbia mantenuto quei tratti da dinosauro sin dai tempi antichi. Fermo restando che tutti gli uccelli sono dinosauri, ma questo appunto ve l'ho spiegato in un altro video che vi dicevo prima. Quindi, se nella nostra testa il casuario sembra un dinosauro, non dobbiamo correre però l'errore logico di giudicarlo effettivamente un fossile vivente. Ecco, mettiamola così. Il casuario è una specie che ovviamente si è evoluta dopo l'estinzione dei dinosauri e, tra l'altro, il concetto di fossile vivente, come già vi ho detto tante volte, è un concetto erroneo, obsoleto, che non si usa più in biologia, in paleontologia. Certo, il gruppo dei paleognati sembra essere, se non il primo, comunque uno dei primissimi gruppi di uccelli che si sono staccati dal resto degli uccelli moderni per fare la loro strada, ma il fatto che ci sia stata questa divergenza prima che in altri gruppi di uccelli non vuol dire che da allora siano rimasti immutati così, ecco. Questo però a volte ha fatto sì che il casuario venisse visto come appunto una reliquia dell'evoluzione, un relitto rimasto immutato da tempo immemore per qualsivoglia motivo e che ha mantenuto un aspetto preistorico. Ecco, l'aspetto preistorico spesso e volentieri è solo nella nostra testa, perché se è vivo oggi c'è poco di preistorico. Poi spesso i cosiddetti fossili viventi sono pieni di specializzazioni secondarie e adattamenti innovativi che invece non erano affatto presenti nei loro antenati, tant'è che, come vi dicevo, è un concetto erroneo e superato. Per via del loro aspetto impressionante e della loro forza, sono famosi per essere gli uccelli più pericolosi del mondo, comunque. E spesso la loro pericolosità effettiva si mischia con delle tinte di epicità dovuta al fatto che a tanti piace l'idea che un uccellone fossile vivente, simil dinosauro, possa anche essere capace di uccidere le persone perché è fico, insomma, gli animali sono fortissimi, possono sbudellare tutte le cose, eccetera. Quindi c'è sempre chi mescola questo sensazionalismo alle cose vere, specie quando si parla di predatori e specie quando si parla di dinosauri predatori. Ora, il casuario non è prettamente un predatore, però. Ma allora, sto casuario è davvero l'uccello più pericoloso del mondo? Allora, come sempre, prendiamo dati alla mano. Allora, c'è una pubblicazione di Cofron del 1999 che esamina gli attacchi a umani e animali domestici avvenuti in Queensland da parte del casuario comune, in particolare la sottospecie Casuarius casuarius johnsoni. Nella pubblicazione, la più recente morte accertata inflitta ad un essere umano da un casuario risale al 6 aprile 1926, ai danni di un certo Philip McLean. Nello studio si esaminano i dati ottenuti per 221 attacchi di casuario, di cui 150 contro umani, 105 direttamente sulla persona e 45 su persone all'interno di un veicolo, come un'auto o una moto. Di questi attacchi ce n'è uno solo fatale, che è quello che vi dicevo. Il 75% di questi attacchi, quindi la stragrande maggioranza, è stato fatto da casuari che erano stati nutriti in precedenza da persone. Oggi si parla spesso di questo tema perché sui social vengono talvolta postati video di animali selvatici nutriti dalle persone, ma questo non è mai un bene perché gli animali in questo modo non solo vincono il timore che hanno delle persone, che se sei un animale che morde o scalcia o incorna, insomma, non è il massimo. Ma si avvicinano anche più volentieri del necessario ai centri abitati, rischiando di venire investiti, senza contare che il nostro cibo magari non è che gli faccia nemmeno tanto bene alla salute. Infatti i casuari a cui le persone danno da mangiare sembrano effettivamente cambiare il loro comportamento naturale, diventando più audaci e aggressivi della norma. Nei 221 attacchi erano compresi anche 35 attacchi a cani, 3 a cavalli, 1 su una vacca e 35 verso porte e finestre. Cazzati neri proprio. Nel caso degli attacchi ai cani, 29 erano per legittima difesa del casuario e 6 in realtà non erano stati provocati. Ma c'è da dire che il dingo,
che è letteralmente un cane, è un potenziale predatore dei casuari, perciò probabilmente il casuario stava rispondendo come risponderebbe alla presenza di un potenziale predatore. E lo stesso potrebbe valere per una risposta aggressiva ad un essere umano adulto. Qualche casuario potrebbe fuggire in presenza di una persona, ma qualche esemplare particolarmente battagliero potrebbe invece percepire come una minaccia affrontabile l'umano e tentare di farlo fuggire. Alcuni di questi resoconti parlano di casuari curiosi che hanno iniziato ad attaccare le persone solo nel momento in cui queste gli hanno mostrato le spalle per allontanarsi. Gli attacchi alle finestre invece erano probabilmente attacchi rivolti alla propria immagine, percepita come un altro casuario intruso nel territorio, ecco. Gli attacchi al bestiame invece anche questi erano stati fatti probabilmente per motivi territoriali. Nel 71% di questi incidenti le vittime erano state inseguite o caricate e prese a calci nel 15% dei casi. Azioni aggressive meno frequenti includevano spintoni, beccate, balzi, testate o addirittura strappare il cibo di mano in modo molto aggressivo. Nel 73% dei casi i casuari sembravano aspettarsi cibo dagli esseri umani o proprio li sollecitavano a darglielo. Il 5% dei casi erano attacchi provocati dal fatto che il casuario stava difendendo il cibo oppure difendendo i pulcini o le uova, rispettivamente 15% e 7% dei casi. Una cosa risaputa era anche che i casuari si incazzassero a vedere le persone fare jogging, ma si è visto che in realtà è una credenza popolare, i casuari non hanno nulla contro il jogging. Di per sé i casuari non sono particolarmente aggressivi, però questo tipo di comportamenti può essere un problema perché sono capaci di infliggere ferite davvero serie. Perciò un corretto rapporto di vicendevole distanza è la cosa migliore per tutti. D'altronde questi attacchi erano stati provocati quasi sempre perché i casuari avevano associato le persone al cibo e non ne avevano più paura. Oppure ci si era posti in modo minaccioso o sbagliato nei loro confronti. Oppure c'era un cane che li innervosiva. Questo ovviamente ci può aiutare a capire come conviverci. Di tutti quegli attacchi successi, solo uno è terminato con la malaugurata morte di una persona. Altri 7 invece hanno avuto lesioni gravi, come lacerazioni o punture inferte dagli artigli, se non proprio ossa rotte causate da calci ben assestati. O a volte addirittura gli sono saltati addosso con tutto il peso. 4 delle 7 vittime gravemente ferite, tra le altre cose, erano accovacciate o sdraiate sul terreno, cosa che a quanto pare ai casuari non piace. Oltretutto, rannicchiarsi ed abbassarsi verso il suolo mettono solo gli organi vitali ancora più alla portata delle zampe del casuario. Cofron pubblica un altro studio nel 2003, dove esamina più nel dettaglio gli 8 incidenti gravi della sua precedente ricerca. Riporta che le ferite erano state inflitte a chiappe, addome, scroto, gola, petto, avambraccio e braccio, coscia e gamba e fronte. Aggiunge dettagli sul caso della morte di Philip McLean, dicendo che era un ragazzo giovane che fu attaccato nei pressi di un recinto assieme ad un altro ragazzo e 2 cani. Dice in realtà che questi 4 attaccarono il casuario, che calciò via uno dei ragazzi e uno dei cani. Il secondo cane e Philip invece continuarono ad attaccarlo, il casuario avanzò, facendo però scappare il ragazzo, che inciampò e a quel punto, quando era in terra, il casuario gli saltò addosso, forandogli la gola col suo unghione. Il ragazzo riuscì ad alzarsi e a fuggire per un breve tratto, prima di collassare e morire per la perdita di sangue. Quindi in realtà l'unico attacco letale registrato ufficialmente in Australia è stato provocato dal fatto che il casuario fu attaccato per primo. Nel 2019 è riportata dalla CNN la notizia secondo cui un casuario ha ucciso in Florida Martin Ajos, un uomo che lo teneva in cattività. Pare che sia stato un incidente, anche qui sembra che l'uomo sia caduto e il casuario a quel punto lo abbia attaccato causandogli diverse ferite gravi. L'uomo ha chiamato il 911 ed è stato trasportato all'ospedale, dove però non ce l'ha fatta. Tra le altre cose, negli uccelli le cure parentali a carico del solo maschio sono una rarità. In uno studio del 2006 si è stimato che, in questo gruppo, le cure parentali a carico del solo maschio sono note in 90 specie appartenenti a 12 famiglie, che così a idea può sembrare tanto, ma in realtà corrispondono a circa l'1% degli uccelli e basta, e in questo 1% ci sono pure i nostri amici casuari. Poco dopo che la femmina ha deposto le uova, da 3 a 8, è il maschio che le cova. Il maschio, vi ricordo, è un po' più piccolo della femmina e, tra l'altro, non sembra mangiare nulla nei 2 mesi che precedono la schiusa.
In questo periodo accumulerà attorno al nido foglie e detriti vari, fino a formare una sorta di anello. Sia in natura sia in cattività, i casuari sono molto protettivi, sia con le uova sia coi pulcini, che rimangono appunto assieme al genitore per un periodo che va da 9 a 11 mesi al massimo. Tra l'altro i pulcini di casuario hanno una colorazione diversa dagli adulti, infatti hanno questo pattern striato che in realtà ritroviamo anche per esempio tra i pulcini degli struzzi o degli emù e anche di altri animali come i tapiri o i cinghiali. E è un pattern che si è evoluto più volte indipendentemente e che ti permette di passare inosservato tra la vegetazione quando ancora non sei un uccellone di 60 kg capace di sparare pedate in faccia come se non ci fossero domani. Papà casuario prende molto sul serio il suo ruolo e nutre e protegge con cura i piccoli. Questo vale ovviamente per tutte e tre le specie di casuario e insomma si capisce anche quindi il perché di alcuni degli attacchi che sono stati innescati dalla protezione delle uova o dei piccoli. I dati sulle uccisioni al di fuori dell'Australia non sono facili da raccogliere, però è noto che tutte e tre le specie di casuari abbiano ucciso persone in Nuova Guinea, dove ancora oggi in alcuni villaggi sono cacciati, tenuti in cattività o talvolta scambiati come prodotti. Ed in effetti la maggior parte dei casuari killer della Nuova Guinea erano casuari tenuti in cattività. A questo proposito, c'è stato uno studio archeologico pubblicato nel settembre di quest'anno su PNAS da Christina Douglas e colleghi che è molto interessante. Si sono studiati più di 1000 frammenti di gusci di uova, di casuari, provenienti da due luoghi, chiamati Yuhu e Kiowa, usati come ripari rocciosi da comunità di cacciatori-raccoglitori della Nuova Guinea durante un periodo che andava dall'ultimo massimo glaciale al tardo Olocene, cioè da 17.500 a 6.000 anni fa circa. Una cosa interessante è che la microstruttura del guscio cambia in base allo sviluppo embrionale, perché il piccolo casuario, nell'uovo, più va avanti con lo sviluppo e più assorbe il calcio che gli serve per lo sviluppo direttamente dal guscio. Perciò i coni mammillari, che sono cristalli di calcite che si trovano sulla superficie interna del guscio, cambiano forma durante lo sviluppo, mostrando una maggiore erosione, per così dire, quando il pulcino è già formato e sta per uscire, perché a quel punto lui avrà prelevato appunto il calcio che gli serve direttamente dal guscio. Ecco, la stragrande maggioranza di queste uova di casuario erano raccolte durante le ultime fasi dello sviluppo, con l'embrione già formato con tanto di piumaggio, pronto a far capolino dall'uovo. Come mai? Beh, è possibile che volessero mangiare il pulcino intero, d'altronde in molti paesi questa è considerata tutt'oggi una prelibatezza, ma è possibile anche che prendessero queste uova per farle schiudere. Anche perché cercando le bruciature da cottura è più facile trovarle nei frammenti di uova più giovani, insomma, quelli che sono vicini alla schiusa ne mostrano assai poche. I casuari possono essere pericolosi, ma se si schiudono in cattività pare che siano più docili, perché si imprintano sulle prime cose che vedano, come ad esempio le persone. Si sa che le popolazioni di queste zone hanno a suo tempo spostato anche alcune specie, tra cui i casuari nani che furono importati durante la preistoria dalla Nuova Guinea alla Nuova Britannia, presumibilmente quando erano ancora giovani e quindi più facilmente gestibili. Quindi, se c'è stato davvero un tentativo di allevamento in cattività del casuario, ha preceduto di molti millenni sia la domesticazione del pollo che quella dell'anatra. E questo è discretamente interessante. C'è molta mitologia sui casuari, su internet si legge di tutto. Darren Nash, in un articolo dedicato all'argomento, riporta la notizia di un certo Luke James, che lavorava in uno zoo australiano e che è stato ucciso da un casuario. Però lui stesso dice che non si trovano altri riferimenti, perciò potrebbe non essere assolutamente vero. Quindi i casuari sono così letali, in definitiva? Beh, dipende. Bisogna vedere quanto è effettiva la pericolosità e quanto è invece attribuibile a comportamenti sbagliati da parte nostra, sebbene questo ovviamente non voglia assolutamente minimizzare la gravità potenziale dell'attacco di un casuario, assolutamente no. Pare che la cosa migliore da fare in caso di attacco di un casuario ruspante sia rimanere in piedi, oppure mettersi dietro un albero, oppure indietreggiare senza però voltarsi assolutamente, e comunque mai lasciare il cane senza guinzaglio. Ad oggi una delle minacce principali per la sopravvivenza del casuario è la perdita dell'habitat. Frammentando le foreste in cui vive, finiremo per averci molto di più a che fare rispetto al normale.
perché chiaramente togliendogli habitat e andando noi ad occuparlo, è chiaro che gli incontri con questi animali saranno sempre più frequenti e potenzialmente saranno sempre più frequenti anche le occasioni di conflitto. Quindi sì, è vero, i casuari potenzialmente possono essere molto pericolosi per le persone. Possono effettivamente uccidere una persona, però questo dato non va né esagerato né tolto dal suo contesto. Cioè il dato va sempre comunque contestualizzato, analizzato e capire il perché è successa questa cosa qua. Comunque i casuari non sono gli unici uccelli per i quali è nota e documentata in modo certo l'uccisione di un essere umano. Ad esempio anche gli struzzi hanno ucciso delle persone, calciando con forza appunto. E gli attacchi, sebbene non siano di norma letali, vanno anche inquadrati nella prospettiva che possono essere molto probabilmente più frequenti di quello che si pensa, dal momento che si tratta di un animale che viene allevato in cattività in molti paesi. Però onestamente non sono riuscito a trovare delle review soddisfacenti degli attacchi di struzzi all'essere umano. Recentemente anche i polli sono entrati in questo club esclusivo. In alcuni posti è noto, per esempio, che vengano organizzati dei combattimenti tra galli, sebbene siano giustamente vietati in molti stati, compresa la California. A inizio 2011, José Luis Ochoa, di 35 anni, è morto all'ospedale, un paio d'ore circa dopo una brutta ferita alla gamba ottenuta da una lama metallica molto affilata. E chi è che l'aveva spedito all'ospedale? Beh, è stato un gallo ad accoltellarlo, perché dovete sapere che per mettere un po' di pepe alla competizione, spesso i galli da combattimento vengono equipaggiati con speroni e lame metalliche sulle zampe, di modo da essere appunto più letali in un confronto con i propri simili. Non sono chiarissime le dinamiche dell'incidente, ma pare che un gallo con ancora questo equipaggiamento offensivo sulle zampe abbia ferito in modo grave alla gamba l'uomo, che, ahimè, ci ha rimesso la vita. Quindi in realtà sappiamo per certo che anche i polli hanno ammazzato qualcuno. Proteggersi da un'arma metallica impugnata da un pollo arrabbiato non è facile. Proteggersi dai malfattori dell'internet invece un po' di più, se avete NordVPN. NordVPN è uno strumento essenziale per usare l'internet in sicurezza. Lo utilizzano milioni di persone, me compreso. È facilissimo da attivare e permette di connettersi a oltre 5.200 server in 60 paesi, permettendo di accedere tra l'altro anche al catalogo di altri paesi di diverse piattaforme di streaming. In più, blocca siti web dannosi, permette di fare streaming in tutta sicurezza e potete fare acquisti e bonifici senza pensieri, anche sulle reti Wi-Fi aperte. Si tratta infatti del VPN più veloce in circolazione, anche più veloce di un casuario, che comunque può raggiungere i 50 km orari, quindi mica pizza e fichi, insomma. Cliccando sul link che troverete in descrizione e nel primo commento fissato in alto, potrete approfittare di un super sconto del 73% con un mese gratis, quindi 2 anni protetti a soli 2,69€ al mese. Ringrazio NordVPN per aver sponsorizzato questo video, perché questo mi aiuta appunto a continuare a fare questo lavoro. E in questo caso anche a livello pratico, perché mi aiuta a lavorare su internet con più tranquillità. Quindi andate su nordvpn.com/zoosparkle per provare il servizio per 30 giorni, soddisfatti o rimborsati. Ve le immaginavate che questi casuari erano dei bricconi da manuale in questa maniera? Lo fanno. Questo video non era solo per, come dire, togliere l'alone di leggenda e di mito alla faccenda e sostituirlo con quello che dicono i dati e le pubblicazioni e i casi, ma anche perché volevo farvi vedere il problema da un altro punto di vista. Riprendo un po' il discorso che avevo aperto nei video dedicati ai pipistrelli vampiro o ai serpenti mangiatori di esseri umani, e cioè che se continuiamo ovviamente a sfruttare le foreste, deforestare, frammentare l'habitat, eccetera, più andiamo avanti e più queste potenziali occasioni di conflitto le creeremo. Perché è chiaro che se noi andiamo a sostituire l'habitat di questi animali con un insediamento umano, chiaramente gli togliamo risorse, gli togliamo spazi e per forza di cose ci verremo a contatto più di frequente. Con tutta quella serie di comportamenti, tra virgolette, aberranti, nel senso che non rientrano nel normale comportamento di questi animali, che possono venire fuori con la vicinanza troppo stretta con gli esseri umani, cioè, come vi dicevo, la perdita di paura e tutto quel che è.
Quindi, se volete rimanere aggiornati su queste uccelli che uccidono persone e cose varie, vi invito naturalmente ad iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, attivare la campanella e ovviamente in descrizione trovate tutti i link in cui potete seguire la mia attività, Instagram, Twitch, secondo canale, Spotify, TikTok. Se volete appunto sostenere la mia attività di divulgazione c'è la wishlist Amazon, grazie di cuore, oppure... lì siamo proprio a livelli, è Patreon. Se volete diventare dei mangiafogli sciamanti, avere accesso a video in anteprima, il gruppo Telegram e un sacco di altra roba, trovate lì il link in descrizione. Vi aspetto. Vi ricordo anche che c'è il mio merchandise ufficiale con appunto il codice sconto per i miei followers e la serie di modellini di animali preistorici in 3D che curo da consulente, sempre con il codice sconto per i miei followers, trovate tutto in descrizione, e in descrizione trovate anche il link al libro consigliato di questo video, che è una guida della Ricca Editore uscita di recente, ovvero Libellule d'Italia e d'Europa. Guida spettacolare, c'è un botto di illustrazioni e un botto di foto, illustrazioni tra l'altro stupende, con anche addirittura tutte le tavole con i genitali per riconoscere, una roba pazzesca. Poi le libellule sono un gruppo di animali fantastico, quindi assolutamente, se volete deliziarvi con il riconoscimento delle libellule delle vostre zone, magari vi divertite con questa, ve lo garantisco. Naturalmente spero abbiate apprezzato questo video, nel caso fatemelo sapere ovviamente tra i commenti, lasciate un mi piace e condividetelo, insomma, solite cose. Vi ringrazio di cuore per avermi seguito fino a qua e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!